un'iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale 27 Agosto di Fano. Un breve saluto perché ci sono tante cose da dire, tanti ospiti da sentire, da ascoltare, e ringrazio tutti della loro presenza. Silvano Gratis, che farà da conduttore di questa serata, ancora non ci vuole. Gli ospiti che ci sono venuti a trovare, l'ospite che sarà in collegamento web, poi Silvano presenterà tutti degnamente, l'assessore Cristian Fanesi, amico nonché ispiratore da qualche tempo di questa iniziativa, perché ecco, è nello stile dell'associazione quello di voler fornire alla città degli spunti di discussione, di approfondimento su tematiche che riteniamo importanti. Questa del possibile arretramento della ferrovia Adriatica è un tema che sta tanto l'interesse e la fantasia anche su quelli che potrebbero essere gli utilizzi futuri della sede attualmente occupata dalle rotaie. E quando proponiamo degli argomenti della città, come è successo l'anno scorso per la transizione ecologica, ci avvaliamo di persone competenti in materia. Sentire l'esperienza maturata anche in altre realtà. Gli ospiti di oggi ci porteranno le esperienze di altre realtà a noi più o meno vicine, che hanno già in qualche modo affrontato questo problema, opportunità. Vediamo cosa uscirà fuori da questa discussione. E grazie a tutti della presenza, a tutti che il sindaco di Fano mi ha fatto piacere, ci sono tanti amministratori da comuni vicini, quindi grazie veramente a tutti. Passo la parola a Simone Campis, grazie. Grazie a tutti, io non mi dilungherò ovviamente troppo sulla presentazione, ma una mano con i vari ospiti, è benissimo che il tema, appunto, lo ripeto, è sui binari della Fano del futuro. Arretramento ferrovia Adriatica, prospettive di crescita per Fano e la vallata del metallo. Il problema, ovviamente sapete tutti, quello dell'arretramento della ferrovia è un tema che è venuto fuori con prepotenza solamente in questi ultimi anni grazie a un'idea lanciata dal sindaco di Pesaro Ricci. Ovviamente l'arretramento della ferrovia presuppone anche un successivo riutilizzo di quelli che saranno, appunto, come diceva Iudi, i binari che dovranno comunque rimanere per essere riutilizzati in una decada di anni. Quindi si tratta solamente di essere pronti e di non farsi trovare più impreparati, ovviamente, questa ipotesi di medio lungo periodo si verificherà. Vi presento gli ospiti, così vi fate un'idea. Dalla destra, l'archivio urbanista Marco Tavino, poi Cristian Fanesi e Stefano Genini, amministratore unico della PMR, che è il patrimonio comunità di Rini, che sarebbe quella ferrovia che qualcuno già conosce e ha visto, che corre lungo l'Adriatica tra Rini e Appunto e Tavino fino a Cattolica, la regione. Quindi passerei subito la parola a Cristian Fanesi, che conoscete tutti, è il vice sindaco attuale del Comune di Fano, è un ingegnere dipendente di un'importante società di ingegneria a livello mondiale ed è anche assessore all'urbanistica, quindi anche vedente della viabilità del porto, della difesa della costa e della protezione civile. Prego Cristian per iniziare questo nostro incontro. Sì, grazie all'Associazione 27 Agosto che ha organizzato questo evento.
Ovviamente la mia sarà un'introduzione, perché poi saranno i relatori a disporre anche delle esperienze, oltre che delle prospettive future su un tema molto delicato. Questa sala che noi non pensavamo, almeno io non credevo si potesse riempire così tanto fino in fondo, ovviamente dimostra il fatto che questo tema è molto interessante, molto discusso in città, e sicuramente, come sempre, come ovvio, quando si fanno delle strutture, delle infrastrutture così importanti, si parla di queste tematiche, ha delle persone a favore e delle persone contro. È normale. Ovviamente noi ci siamo mossi anche come amministrazione, questa è un'idea che è partita anche dall'amministrazione di Fano attraverso il protocollo di intesa con la città di Pesaro, qui c'è il sindaco, poi lo dirà certamente meglio di me, però abbiamo fatto un protocollo perché due città, la terza città delle Marche, Fano, e il capoluogo di provincia Pesaro, devono muoversi anche insieme per valorizzare i propri territori. E dunque questo è un tema che parte da lontano e soprattutto sfrutta una possibilità recente, molto recente, che è quella dell'introduzione del contratto di servizio tra RFI e lo Stato, della possibilità di poter velocizzare, succede? Di poter velocizzare, scusate, dicevo un mio amico che un buon intervento lo fa anche un buon microfono, se però c'è il ritorno. Quindi, dicevo, un tema molto discusso, importante, ovviamente attira l'attenzione di tutti, anche le preoccupazioni di qualcuno, però parte da un discorso urbanistico che noi abbiamo anche recepito nel piano regolatore che abbiamo adottato come città di Fano. Cioè la prospettiva di poter arretrare la ferrovia adriatica in una posizione appunto più arretrata all'interno della città e cambiare in un certo qual modo, anche dal punto di vista urbanistico, girare la città. Adesso, voglio dire, per prendere il treno dalle periferie andiamo verso il centro, forse un domani dovremmo andare dal centro verso la periferia. E ovviamente questo è un cambio importante. Dicevo, i soldi ci sono. Il contratto di servizi RFI Stato prevede che ci possono essere 5 miliardi di euro, sono una cifra comunque sia importante, consistente, per la velocizzazione, ovviamente RFI parla di velocizzazione della linea adriatica, e dunque noi abbiamo proposto, detto, abbiamo incontrato i capigruppi, abbiamo fatto una delibera di giunta, abbiamo parlato col Ministero, che la possibilità di arretrare la ferrovia adriatica è una grande, come dire, possibilità, una possibilità concreta, ma anche una grande possibilità per un territorio come il nostro per potersi valorizzare più. Pensate, e lo sapete tutti, che l'attuale ferrovia costruita praticamente subito all'indomani dell'Unità d'Italia è stata costruita nel 1862-63. Ovviamente interessava un territorio che all'epoca era concentrato unicamente all'interno della città murata e poco fuori verso il porto, con dei borghi che appunto scendevano giù. Questa ferrovia all'epoca è stata fatta in fretta ed ha praticamente creato un taglio da nord a sud della città di Fano, ha creato una barriera che anche adesso è una barriera molto importante, difficilmente svalicabile, ha tagliato il centro dal mare, ha separato il centro dal mare, ha creato molti problemi. Pensate al Porto Canale, che nel 1861 era un'altra cosa rispetto a quella che adesso, la ferrovia è arrivata, ha bloccato il Porto Canale in una città che viveva anche di pesca, e quindi ovviamente ha creato tanti problemi, li continua a creare. E pensate, passa sotto le mura malatestiane della città di Fano, e pensate che attraversa una città che nel frattempo è cresciuta e crea un sacco di problemi, ma pensate anche alle possibilità, purtroppo non tutte raggiunte, di un turismo che comunque in questi anni è nato, soprattutto nella parte sud della città di Fano, e che senza ferrovia avrebbe potuto svilupparsi in maniera più organica e adeguata. Poi c'è anche una questione, se volete, numerica.
Se nel 1861 questa ferrovia, così come la vediamo, attraversava una città praticamente molto limitata, che nei numeri abbiamo, stamattina mi sono divertito, essendo un po' ingegnere anche con alcuni uffici del comune di Fano, e ho chiesto 50 metri a destra e 50 metri a sinistra della quale ferrovia quante persone ci abitano. Allora, se prendessimo 50 metri a destra e 50 metri a sinistra, ci sono 2500 abitanti. 100 metri a destra, 100 metri a sinistra, ovviamente ci sono 6600 abitanti, quindi interessa veramente una moltitudine di nostri concittadini. E dunque la possibilità di arretrare la ferrovia, tenendo conto di tutti i temi ambientali, di rispetto della natura, eccetera, ovviamente non dipende da noi dove sarà l'arretramento. Quello che dipende forse da noi è, prima di tutto, capire quello che potrebbero essere le possibilità di una città che sposta la ferrovia e che sfrutta diversamente l'attuale sedime ferroviario. Io credo che questo sia una grande opportunità per la città di Fano, per il turismo, per collegare meglio il centro con il mare, per migliorare l'accessibilità e l'intercomunicazione appunto di queste due zone, e soprattutto potrebbe essere una grande opportunità anche per cambiare e recuperare dal punto di vista urbanistico molti, diciamo, terreni per, come dire, portarli ad un uso pubblico più opportuno. E c'è anche il tema, se volete, molto importante di come potrebbero cambiare ovviamente le nostre abitudini, perché adesso molti sono abituati a prendere il treno. Certo che allontanare la stazione ferroviaria, internarla e arretrarla rispetto alla costa potrebbe produrre un cambio anche delle abitudini di tutti noi, però questo potrebbe essere anche una grande opportunità per magari migliorare la viabilità cittadina, per cambiare il flusso appunto dal centro alla periferia nel caso si devono usare i treni, ma soprattutto potremmo avere una stazione ferroviaria in una zona, quella di Chiaruccia, che è molto più comoda per raggiungere l'entroterra. Per questo abbiamo così concertato anche, ho suggerito questo titolo, che le prospettive sono per Fano ma anche per la vallata del Metano. Ma abbiamo una stazione ferroviaria che potrebbe essere più vicina ad esempio alle autostrade, una stazione ferroviaria che, pensateci, potrebbe essere più vicina anche nella zona industriale. Adesso abbiamo una fabbrica a Fano, la conoscete tutti, una fabbrica che trasforma l'alluminio, che carica decine di camion al giorno, le fa andare in autostrada per poi fermarsi al Brennero, salire sul treno, questi camion salgono sul treno per attraversare l'Austria e la Germania, perché ovviamente hanno una filosofia di trasporto diversa. E magari potrebbe essere, dal punto di vista logistico, un miglioramento importante anche per il sistema produttivo. Non solo Fano, che comunque è una realtà già importante, ma anche per il resto della vallata. Abbiamo un sacco di aziende, c'è una prospettiva, c'è una possibilità anche di migliorare da questo punto di vista la logistica. Ci sono anche delle possibilità, diciamo, di sfruttare per il collegamento dolce i sedili che sarebbero abbandonati, e quindi queste esperienze che saranno presentate dopo, certamente potrebbe essere uno spunto al dibattito interessantissimo. Una cosa vorrei dire in maniera molto chiara: quello che la città di Fano dovrebbe evitare, e su questo sarebbe bello essere uniti tutti i partiti politici, forze sociali, forze economiche, quello che dobbiamo evitare è che l'arretramento della ferrovia non raddoppi i problemi. Noi vogliamo arretrare la ferrovia per sfruttare diversamente il sedime attuale, per gli scopi che ho detto. Non vorremmo trovarci tra qualche anno che potremmo, se corriamo il rischio di avere una linea ferroviaria vecchia che passa vicino alla costa e una linea ferroviaria nuova ad alta velocità che passa all'entroterra. Questo è da evitare. Se un taglio nord-sud ci deve essere la città, che sia uno, non siano due. E questo ovviamente credo che sia la prospettiva che il comune di Fano ha ben chiaro, e che credo, immagino, spero tutta la cittadinanza capisca e accolga, perché per fare queste cose bisogna avere anche un'unità di intenti, una comunità coesa, perché il rischio è che
ovviamente al sacrificio dell'arretramento della ferrovia, non corrisponde un beneficio nell'utilizzo della ferrovia attuale. Io mi fermo qui perché era la mia una semplice introduzione. Tutti questi temi sono ripresi e riportati anche all'interno delle tematiche urbanistiche del piano del governatore di Fabri. Il contratto di servizi lo potete trovare online sui siti, basta che lo cercate, perché questa possibilità è una possibilità concreta e credo, immagino e vi invito a riflettere perché i prossimi anni avremo di fronte queste grandi sfide. Io mi fermo qui e ringrazio tutti. Grazie. Grazie alla presenza del sindaco prima che anche ci lascia per altri impegni per chiamare un attimo qui al tavolo. Grazie, sindaco. Sì, grazie. Questo è un grande tema, qui si alza onestamente l'asticella su una riflessione, un ragionamento strategico che guarda il futuro del territorio e le potenzialità di questo territorio più ampio, non soltanto quello della città. È un tema delicato, ma allo stesso tempo che anche delle controindicazioni può avere. E quindi è importante, le riflessioni sono importanti per non subire esclusivamente le scelte, ma favorire anche quelli che possono essere dei suggerimenti, partendo dal presupposto che il progresso, le linee strategiche anche internazionali, a cominciare da quella della UE, ci danno delle indicazioni, ci dicono che nel 2050 si deve arrivare al 50% del trasporto su rotaie, e quindi questo inevitabilmente porterà ad una nuova strategia dei governi, a investimenti importanti e a una nuova visione del trasporto. E su questa direzione va anche alcune ipotesi su cui si è lavorato, su alcuni investimenti già trasferiti, il vice sindaco parlava di 5 miliardi destinati a RFI per l'arretramento di un tratto di ferrovia che coinvolge Pesaro e Fano, sulla quale c'è una discussione aperta, sappiamo benissimo che poi queste strategie passano sopra il territorio, allora proprio per questo è importante ragionare prima, per dare suggerimenti, perché vanno anche date le indicazioni su quelle che possono essere le controindicazioni, perché ovviamente un arretramento porta delle grandi opportunità, e questo è fuori discussione perché Fano in modo particolare, rispetto anche alla vicina Pesaro, subisce molto di più l'effetto negativo di una presenza, non devo dirlo a tutti, viviamo in questa città e ne siamo consapevoli. Nello stesso tempo un arretramento porta anche altre grandi opportunità, sulla quale penso che seguirà, dirà delle cose. Ovviamente c'è un altro tema, prima si parlava del protocollo che abbiamo siglato tra Fano e Pesaro, perché queste visioni non possono essere esclusivamente cittadine, devono essere di un'area, chiamiamola metropolitana. Poi è anche vero che i protocolli vanno rispettati, ci devono essere collaborazioni sempre, non fughi in avanti, alcune furbizie che alcune volte ci sono state, viviamo in questa realtà e le conosciamo, poi bisogna correre ai ripari, perché io penso che le strategie territoriali più sono condivise e più è facile perseguirle, quando in realtà non sono condivise rischiano di dividere invece di portare benefici. È chiaro che anche il trasferimento, l'arretramento porta ad altre discussioni, quelle dell'impatto, perché ovviamente non è che parliamo di una ciclata, parliamo di un intervento importante che ovviamente sarà un segno e degli effetti li porterà. Allora anche quello è un tema delicato, ma poi le opportunità dal mio punto di vista sono diverse. Una è proprio l'opportunità di ripensare completamente la costa, e qui ci sono tanti temi, dalla mobilità dolce, da altre opportunità che possono, e noi i ragionamenti li abbiamo fatti, che ovviamente vanno fatti assieme a Pesaro, il collegamento, guardando anche alcune esperienze felici come a nord delle nostre città, ma siamo un mondo. E voi capite la barriera che rappresenta oggi la ferrovia. Ma io apro un'altra strategia, e qui penso che la città di Fano, sotto certi aspetti, il territorio ha più opportunità anche rispetto a Pesaro con la retrata, perché questo è un territorio strategico. Non lo pensiamo soltanto guardando verso la costa, lo pensiamo guardando anche verso l'Umbria, pensiamo all'alta velocità, al collegamento e alle opportunità che ci può essere, alla logistica, tutto insieme di opportunità che possono aprire anche sviluppo di altro genere nella nostra città, e proprio per la sua collocazione è più centrale anche rispetto alla vicina Pesaro. Ovviamente c'è una preoccupazione, che è quella dell'impatto e quella del
quell'occasione, ovviamente un corridoio dove non vai a disturbare i centri abitati, ma comunque delle riflessioni su questo devono essere fatte. Io non nascondo una preoccupazione, lo dico con... si è partiti con entusiasmo, il ministro Giovannini aveva lanciato una sfida importante che era quella dell'arretramento di Pesaro e Fano e il mantenimento poi invece del tratto ferroviario da sud di Fano in avanti, quando parlo da Marotta, Senigallia, perché c'è un tema della mobilità ferroviaria pendolare che ha delle esigenze, delle caratteristiche, cose diverse invece per Fano e Pesaro, dove sono solo queste due stazioni e spostate, arretrate, non creano un problema, un disagio. Però qualche uccellino, se vediamo nel mondo, qualche spicolo nei corridoi circolano, e sembra che qualcuno voglia ripensare, rimettere in discussione questa cosa, non vorrei che dall'opportunità arrivasse una fregatura, che rimangano quattro binari e ci ritroviamo chiusi in questa fase. Abbiamo avuto qualche elemento su alcuni rotamenti che facevamo, quindi alcune risposte che ci hanno un po' insospettito, e quindi vanno indagate, diciamo, al governo, però ecco, non vorremmo che si potesse verificare un'ipotesi di questo tipo. Detto questo, mi fermo, io vedo questa opportunità come una grande occasione strategica di sviluppo del nostro territorio, sia per alleggerire la mobilità, sia per delle opportunità anche di mobilità sostenibile che possono nascere sulla costa. Pensate solo l'estate cosa significa avere tutte quelle macchine, e quindi anche il tratto del binario della vecchia ferrovia Fano-Pino avrebbe un significato diverso, un'opportunità diversa di collegamento fra il mare e la nuova stazione. Quindi veramente è un tema sulla quale bisogna ragionare e cogliere anche tutti quelli che possono essere piccoli, quelli che possono essere di opportunità, per poi portarlo all'attenzione di chi ci lavorerà nella strategia dei prossimi anni. Ovviamente parliamo di strategie non a breve periodo, questo, interventi di questo tipo guardano ai lunghi periodi, però alcune scelte, alcune strategie vengono definite a priori e poi quando si interviene è tardi, allora è bene intervenire con le osservazioni, con le proposte del territorio, dei tempi in cui si iniziano a ragionare. Quei ragionamenti sono sui tavoli di RFI, sui tavoli di chi fa questa strategia, poi ci sono anche i governi, e quindi è bene, e con grande partecipazione, anche un elemento di attenzione, tutti siamo consapevoli della portata e degli effetti che l'arretramento può portare, ripeto, come grande opportunità strategica di questo territorio, dal mio punto di vista più anche della parte più a nord, ma anche i pericoli e anche le complessità che ci sono, perché bisogna guardare poi sotto tutti i punti di vista. Detto questo, chi verrà dopo di me, con il quale abbiamo anche avuto un momento di confronto, porteranno alla vostra attenzione altri elementi che noi conosciamo, che aiuteranno anche la riflessione e lo sviluppo dei prossimi. Grazie Sindaco Segni. Accogliamo quindi l'invito a essere ovviamente vigili e a prepararsi per tempo. E prima vi ho detto nella presentazione, ovviamente ho tralasciato perché ho detto solamente i relatori che erano presenti fisicamente, ma c'è anche un relatore che è in collegamento con noi e che vedo già sullo schermo alle mie spalle, per cui direi proprio di iniziare dal relatore in collegamento, che è Alessandro Dursi. Ve lo presento, è un architetto urbanista, è dottorato in ingegneria, libero professionista, si occupa in particolare di mobilità sostenibile e ciclabile sia per la pianificazione che per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture, è da sempre attivo nell'ambientalismo scientifico e impegnato per la sostenibilità ambientale. Dursi è presidente della FIAP dal 2019 ed è anche vicepresidente dal 2018 della Federazione Ciclistica Europea. Ovviamente ha al suo attivo numerose pubblicazioni e corsi sul tema della mobilità e sulle connessioni con l'urbanistica e l'economia urbana, per cui
direi subito di sentire proprio l'architetto Tursi in collegamento con noi. A lei la parola, Tursi. Grazie, buonasera a tutti. Non vedo la platea, ma vi ho visto un attimo prima inquadrati. Intanto grazie per l'invito, è un piacere, anche perché si sta discutendo di qualcosa di strategico che potrebbe cambiare in una direzione o nell'altra in maniera significativa una realtà importante come quella di Pesaro-Fano. Grazie anche per la rappresentazione. Comunque sì, mi occupo di ambientalismo scientifico, quindi non naturalistico, ovviamente ho un punto di vista, faccio, se mi hanno eletto presidente della FIA, che sono stato fino al 2021 vicepresidente della European Science Federation, è chiaro che sono uno che tra le quinte fa il tifo per la bicicletta, però ci sono arrivato per una serie di considerazioni, ma sempre con un approccio pragmatico, diciamo come la bici come strumento e non come fine a se stesso. Tra l'altro io mi occupo soprattutto di mobilità ciclistica, ma nell'ambito della mobilità attiva. Poi in Italia lo usano tutti, non è per marchettare, si parla di mobilità dolce, ma fuori confine street mobility non esiste. Si parla di active mobility, mobilità attiva, che comprende andare a piedi, andare in bicicletta e usare i mezzi pubblici, perché sul mezzo pubblico non è come l'auto che ci aspetta sotto casa, ci deve arrivare con le gambe. Quindi diciamo l'ambito della mobilità sostenibile vera è quella della mobilità attiva, piedi, bici e mezzi pubblici, compreso il treno. Quindi ragione, insomma, vi presenterò un paio di esempi per evitare la quella che chiamiamo spesso la guerra tra poveri, cioè bici o trasporto pubblico. In realtà l'uno e l'altro sono due gambe della stessa visione, che è quella di una mobilità realmente sostenibile. Provo a condividere la presentazione, un attimo. Ho preparato qualche slide per presentarvi, sono stato chiamato per portarvi alcuni esempi. Nella mia regione, io insomma, vi sto parlando dalla regione limitrofa, Abruzzo, dove abbiamo due esempi di arretramento della ferrovia. Un attimo. In realtà, dal punto di vista, le ho messe anche in ordine cronologico, perché la strada Parco a Pescara sono tutti e due risultati di due arretramenti ferroviari avvenuti in tempi diversi, quindi con approcci diversi. Il caso di Pescara, la ferrovia è stata dismessa nel lontanissimo, ormai 1988, quindi un altro mondo era 88. La Costa dei Trabocchi invece la ferrovia è stata dismessa nel 2005, quindi nel nuovo millennio, che poi sono molto diversi, anzi opposti i contesti, forse il primo Pescara più simile a quello di Pesaro-Fano dal punto di vista urbanistico, insegnativo, fisico, insomma, e poi l'una è un doppio binario e l'altro binario singolo. Quindi ci sono delle differenze e delle complementarietà. Allora, le storie molto molto diverse, però in un contesto, diciamo, culturale molto simile, quindi si vede come scelte fatte in momenti diversi nella stessa regione, è un po' come un esperimento dei gemelli separati, no? Vediamo come sono andate a finire. Ma vediamo Pescara, in realtà è Pescara Montesilvano, è un vecchio tracciato ferroviario diventato strada parco, perché appunto nell'88 è stata aperta la nuova linea. Vedete, questa è un'immagine presa da Google, in nero è la ferrovia adriatica. Un attimo, mi faccio un secondo. Perfetto. Dicevo, si vede questa immagine da satellite, in realtà Pescara come comune fa poco più abitanti del nostro capoluogo ancora in regione, però in realtà è un comune immerso in un agglomerato molto più grande che fa circa 400.000 abitanti, fatto in 6-7 comuni, quindi una realtà molto diversa. È una metropoli in suo modo, in cui Pescara comune il centro, e vedete in nero è il tracciato attuale della ferrovia adriatica, ferrovia di con l'arretramento del 1988, in giallo il vecchio tracciato fino all'88, che passava praticamente vicinissimo al mare. Pescara è una città modernissima, qualcuno dice che è la più americana delle città italiane, una città effettivamente nata nel Novecento. E vedete che la ferrovia precedentemente passava molto vicino al mare, adesso passa al piede collina, vediamo una situazione non molto diversa da quella di Fabbia, il mare, una bella fascia collinare subito pianeggiante, subito le colline a ridosso. Quindi diciamo che è comunque città, ma sul retro collina, quindi c'è questo arretramento. Ancora non si è realizzato
cosa fa lo spazio della vecchia stazione, ma parliamo adesso del tracciato. Sono 6 km a cavallo di Pescara di Scala e Monte Silvano, che non è piccolo, Monte Silvano fa 54.000 abitanti, è un altro pezzo di quest'area metropolitana senza soluzione di mobilità, spedire di fatto l'unica città. Quindi trovarsi 6 km liberi dentro un agglomerato in queste dimensioni non cambia tutti i giorni, neanche tutti i secoli. Vediamo questa strada parco, eccola. Un grande spazio, un'opportunità, cosa farne? Da subito si è cominciato a ragionare su cosa farne. È stata fatta una strada, è stata asfaltata, è stata fatta una ciclabile, vari interventi a strada. Uno degli ultimi l'ho fatto io, sono stato chiamato come tecnico per una riqualificazione della città di Parca, che si vede poco, ma è quella sulla sinistra, a sinistra di questo filare di alberi, invece a destra c'è un micro marciapiede e c'è questa grande carreggiata. Questo è un schema fatto quando ho dovuto fare il progetto di riqualificazione. Qui avevamo nel mezzo del tessuto urbano, quindi case a destra e case a sinistra, c'era una ferrovia a doppio binario con i relativi spazi di pertinenza, quindi immagino la stessa larghezza di quella che c'è oggi a Famo Peso. Il progetto per la riqualificazione cosa ha previsto? Da un lato a sinistra c'è il mare, potete immaginare a destra la collina, marciapiede, quella in alto è la sezione dove ci sono queste tratteggiate, le pensiline per i bus che è stato fatto, sotto invece dove ci sono poi dei punti pensilina. Questo arco che vedete non è una galleria, ma sono questi elementi qui per il filobus, perché si decise di fare un filobus, adesso ne parliamo. Quindi un BRT, un bus rapid transit, quindi un bus veloce, per capirci sul modello del Transmilenio di Bogotà, famoso a livello mondiale, con una carreggiata di due corsie, sono 7,5 metri, un po' più stretti 7, e poi a sinistra lato monte ciclabile marciapiede, a volte con granari, a volte con un granito di differenza, perché sui 6 km cambiano un po', qui sono due sezioni tipo, ma ce ne sono, che occhio vedo il concetto di questo, fate i minimi legge. La ciclabile, la legge dice che è minimo di 2,5 metri, ho fatto la ciclabile di 2,5 metri. La legge dice che il marciapiede minimo 1,5 metri, ho fatto 1,5 metri, a volte di più, ma a volte vediamo a sinistra anche di meno. Dato che c'è un'associazione di persone in carrozzina, in città si chiama Carrozzine Determinate, che ha molto protestato per alcuni impedimenti, diciamo, barriere architettoniche, perché non è pienamente fruibile, e ha ragione. È stata completata parecchi anni fa la linea di filobus con finanziamento ministeriale anche corposo e qui si vede la di fatti ma una lunghissima attesa. Qui vedete, no, ci sono questi elementi della linea aerea del filobus, qui vedete una pensierina, ma questo signore non sta aspettando il bus, è solo seduto, la usa come panchina perché il bus non c'è, alla sua sinistra, qui non si vede, cioè si vede appena la ciclabile. E nella carreggiata di bus ci sono le persone a piedi, qui si vedono in bici, ma a piedi in bicicletta, un grande stradone chiamato, cioè dal basso è stato chiamato la strada parco, in realtà è via Castellammare, ma per tutti è conosciuta come la strada parco, e già questo ci dice qualcosa. C'è stata una vera e propria guerra politica e legale, io appunto la chiamo la guerra tra poveri, non alla filovia, vogliamo difendere i cittadini. Già qui ci abbiamo un problema. Cioè, due elementi fondanti della mobilità sostenibile, mobilità attiva, che si fanno guerra. Quindi il mio parere oggi, nel 2024, è che in realtà bisogna aumentare gli spazi per pedoni e per mezzi pubblici. Pescara ha pochissimo spazio per la mobilità attiva sul lungo mare. Rimini, che non è lontano da Famo, sta deasfaltando il lungo mare. Ecco, se Pescara facesse qualcosa del genere, lì ci sarebbe lo spazio per voi, per andare di bici, e a quel punto questa strada, cosiddetta strada parco, potrebbe benissimo funzionare come metropolitana su Roma, un po' come il metro mare di Riccione. La differenza strutturale che il Riccione fatto a fianco alla ferrovia, non su un'ex ferrovia. Io ricordo già da studente al Politecnico, andavo su e giù dall'Abruzzo Milano, vedevo questa costruzione, ci ha messo anche lì parecchi anni, ma è stato aggiunto alla ferrovia. Diciamo così è unica con dei punti dove si possono degli allargamenti dove i bus si possono affermare. Quindi è stato pensato tutto uno stradone largo, quindi anche lì ci sono scelte diverse, vantaggi e svantaggi, perché questo poi mangia molto spazio, anche se rende più fluida la circolazione dei veicoli. Per
Tra l'altro, gli esempi che vi faccio, appunto, essendo la regione di Metropa, sarà anche occasione di magari per le amministrazioni o per i cittadini che vogliono le associazioni e vogliono approfondire, di magari venire a fare un sopralluogo, perché un treno bici si fanno un giro sulle entrambe e provare a capire, parlare con le persone, per poi vederla con mano. Uno spazio utilizzato in tanti modi, ci fanno anche il mercato, nata qualche attività economica, ma poche, perché sapete che la ferrovia, le case offrono la schiena alla ferrovia, no? Quindi nel tempo, diciamo, si sono rifatte bene le facciate, sono stati fatti anche degli accessi forse abusivi, perché il comune dice che non aveva utilizzato gli accessi da questa cosiddetta strada parco, e quindi ci sono dei ricorsi sul primo, perché dico noi dove entriamo, sì, ma prima dove entrare, questa è una ferrovia, uno spazio pubblico, nessuno ti ha utilizzato. E comunque temporaneamente parliamo dal 1988, quindi 36 anni, nel frattempo ci sono anche il mercato, tanti usi, anche qualche uso pessimo. Vedete qui l'auto in estate viene usata come parcheggio aggiuntivo, cioè si pedala e si cammina in mezzo a due finali di auto, una cosa orrenda. Tra l'altro la corsia dove vedete queste due persone in bici, proprio un po' scalata, ci passano anche le auto per andare a uscire dal parcheggio, quindi un incentivo ad andare a usare in auto, visto che questa ex ferrovia è così vicina alla spiaggia, posto che il lungomare di Pescara è due corsie di marcia, un lato di parcheggio qualche volta due, una città di stretta e un marciapiede un po' più largo, insomma, quindi anche pessimi usi. Qui si vede qualcosa di concepito appunto negli anni 80, quando la visione non era quella attuale. La battaglia sia politica che anche legale sembra infinita, ma forse ci siamo, perché diciamo, l'ultima tappa giudiziale del dato in via libera, mi pare al Consiglio di Stato, se non sbaglio, in questi giorni, questo è uno screenshot del 2021, ma le notizie potremo attualizzarle adesso, perché anche a gennaio c'è stata un'ultima, forse l'ultima tappa della vicenda giudiziaria che ha dato in via libera definitivo a questo filo bus. Tra l'altro, piccolo dettaglio tecnico, siccome non bastano 6 km, perché in realtà collegare Montesilvano e Pescara si vuole arrivare fino a Pescara Sud, questo collega Montesilvano e Pescara Nord e Centro, bisognerebbe arrivare fino a Pescara Sud dove c'è tutto il polo universitario, c'è lo stadio, ci sono molte altre funzioni, e quello che si è scelto sono i bus, filobus e gli elettrici a batteria, per cui percorrere i 6 km con la linea elettrica e poi alcuni altri chilometri su strade, diciamo, promiscue con le auto, vengono pure possibili limitate solo la sega elettrica, a batteria, quindi come mezzo elettrico autonomo, per poi tornare indietro e rifare i 6 km indietro con il filobus. Quindi un sistema ibrido che permette anche una certa flessibilità senza essere vincolati alla continuità della linea elettrica. Posto che oggi forse con i mezzi elettrici pensare all'infrastruttura aerea per certe distanze forse superabile, quindi vicinità e così. Delle considerazioni le sintetizzo qui per il primo capitolo che sta da parte di Pescara. Allora, è mancata una visione chiara ante opera, cioè è mancata una visione chiara e condivisa di cosa fare prima della lavori, probabilmente è mancata prima ancora che le ferrovie restituissero questo spazio in città. Quindi è importantissimo la discussione per un percorso decisionale, condiviso, ma che deve sfociare una decisione prima di iniziare a fare opere. Questa cosa è stata causata anche da una mancanza di una cultura della valutazione costi-benefici. Questo è un problema nazionale. Ci sono società in Italia, ma con sede all'estero, filiali di società estere, che fanno questo tipo di valutazioni di alto livello. Da noi viene pubblicata il proponente dell'opera, si fa la valutazione di impatto ambientale, cosa sbagliata, fanno un pezzo, e allo stesso modo il proponente dell'opera che interessa si fa la valutazione costi-benefici, chiaramente orientata. È utile invece la buona cultura, in questo senso molti paesi europei sono più avanti, guarda a caso l'Olanda, uno tra tutti, dove si fanno le valutazioni costi-benefici terze, ma costi e benefici non solo monetari diretti, quanto costa l'opera, quindi servono gli ingegneri, gli architetti che dicono quanto costa l'ipotesi A o l'ipotesi B, quanto costa fare il filobus o la città di quanto, ma anche quali sono i costi socio-economici e quali sono i benefici socio-economici. Ve ne leggo alcuni. Quanto incide sul valore delle abitazioni? Le abitazioni lungo una filobus, lungo una via verde, ciclo pedonale, aumentano di valore, ma quelli vicino alla stazione lo perdono, che ovviamente la stazione, non è una stazione.
Chiaramente ci sono dei benefici sulla salute, se aumenta la mobilità attiva in città, ma bisogna vedere di quanto aumenta, così come sull'incidentalità. Questa è una costi-benefici seria, complessa, e alcune società, per fortuna adesso non siete anche in Italia, stanno a fare questo tipo di valutazione. Io ho avuto modo per il PNR di chiamarla di questa società, perché oltre che il progettista volevo farmi fare questa valutazione, disse no, non è il mio lavoro, chiamarmi in terzo che valuterà di due tracciati possibili per una città, e per me è stato assolutamente chiaro su quale fosse, io l'intuizione ce l'avevo, ma hanno messo nero su bianco quale fosse, sotto tutti i punti di vista, la cosa migliore. Fatto quest'altro inciso, dicevamo, la mancanza della cultura della valutazione dei costi-benefici, quale costruttiva base di confronto per prevenire appunto scontri rinuncibili tra opposte fazioni e conseguenti infinite guerre di danni. Pescare una città spaccata, non fisicamente da questa via, ma culturalmente, e anche come fazioni. E poi questo chiaramente attira la polarizzazione politica che qua sono male. Veniamo al secondo capitolo, una storia molto diversa, in un contesto molto diverso, la Via Verde della Costa dei Trabucchi. Quindi da Pescara andiamo più giù, in provincia di Chieti, alcuni chilometri più giù, questa Via Verde comincia una ventina di chilometri sotto Pescara, in realtà pochi chilometri sotto Francavilla che fa parte della Via di Pescara, quindi siamo dall'agglomerato fisico dell'area metropolitana, inizia appena 10 km più a sud e arriva fino a confine con il Molise per 40 km. Attraversa 7 o 8 comuni, se non ricordo, sono o 5 o 6, insomma, comunque, in una zona dove abbiamo due punti di una certa importanza, che se non grandi come Pescara, come Fano, né che vedo come fa come Pescara, cioè Ortona, e a nord, che ha 23.000-25.000 abitanti, e Basto che fa 40.000 abitanti, in mezzo micro comuni di pochissimi abitanti e tante seconde case estive. Diciamo più sul modello marocco, okay? Per rimanere nel confronto con le marche, un po' case bianche di fermo, un po' marocco, luoghi di magari di seconde case di vacanza, ma ancora più grande fatto rispetto al caso marchigiano. Similitudini della mancanza di spiagge per l'erosione, poi parliamo di erosione, e cosa è accaduto? Che questa costa si caratterizza dal punto di vista ambientale, perché è una costa più rocciosa, più mediterranea, o se vogliamo il modello sabbioso romagnolo finisce proprio per scala con la spartità, poi ci inizia un modello più simile alla Puglia. Ecco, qui vedete la foto degli ultimissimi tre, uno degli ultimi tre, la foto datata 2005, ho lasciato le referenze di una foto, mi ha scattato, ha salito, questa costa è bellissima, si intravede a destra un trabocco, c'era questo trenino. Io mi ricordo personalmente da ragazzo quando andavamo magari a Termoli a prendere il traghetto per le Trenti, si partiva alle 5 d'agosto e si vedeva l'alba da questi treni con queste gallerie che interrompevano un attimo questa visione sul mare e ci domandavamo come si potessero raggiungere quelle calette, perché erano irraggiungibili, infatti la ferrovia tagliava fuori l'Italia da questi piccoli gioielli, infatti l'avventamento della ferrovia scappava molti altri privati. Adesso ne parliamo anche di questo, per fortuna stroncati da una visione illuminata a monte del Valto Alto. Quindi si è liberato questo spazio, diciamo in gran parte extraumano, per l'urbano, e anche al mondo. Quindi abbiamo anche una sezione più stretta rispetto all'altro caso, dal nostro. Qui si vede, ecco, la foto dall'alto, la foto di voi, di un trabocco, e qui si vede a destra il tracciato ex ferrovia già completato come città di vecchio mare. La vedete, è una meraviglia assoluta. In realtà a Monte c'è stato un presidente di provincia che si è battuto per mettere un vincolo urbanistico per appunto tagliare le muglie agli appetiti speculativi che sarebbero sorti, poi sono sorti tanti vincoli accessi abusivi una volta abbandonata la ferrovia, però il vincolo urbanistico era verde l'unico, quindi nessuno poteva legittimamente costruire nulla e soprattutto è stato utile perché RFI chiedeva 50 milioni per la cessione alla provincia di Chieti di questo sedime e la provincia ha detto no, questo ha urbanisticamente è verde pubblico urbano, non è un'area edificabile, quindi il valore è molto di meno, mi pare che alla fine abbia preso 3 milioni, se no adesso proviamo col valore che viene fuori dal piano dei valutori, che siamo noi che urbanisticamente decidiamo. Quindi è stata anche qui molto meglio diciamo, muoversi con gli opportuni vincoli urbanistici. L'allora presidente della provincia poi è divenuto sindaco di uno di questi piccoli comuni in mezzo di Costa Cesia, qui sono io con gli altri amici di FIA, che siamo con le pettoline, a stringerci la mano, lui, Enrico di Giuseppe Antonio,
appunto allora presidente della provincia, un po' il papà, non è stato l'unico perché ci sono tutti decenni, cioè, quasi vent'anni per ancora la fine, però lui è stata una persona, lo dico al di là di quello dei politici, sono molto neanche sono un'altra provincia, ma una persona che ha avuto la visione sia battuta ed è riuscito a coalizzare i vari sindaci in questa visione che sembrava roba da pazzi. Siamo in una provincia dove la cittadinanza ha un sistema. Io sono in provincia di Teramo dove la cittadinanza è abbastanza diffusa, qui sono tutti i comuni cittadini, anche se non tutti a tutti i di fare, pensavo, ma giù non c'era, quindi si è trattato di immaginare l'immaginario. Qui appunto siamo a 16 dicembre del 17, parte i cantieri, di immaginare l'ultimo trimestre del 2005, dopo 12 anni si arriva all'inizio del cantiere, ma che sono stati attivi da vincoli urbanistici, nel 2013 la regione mette i soldi, non sono passati altri soldi, e poi da questo, dal progetto preliminare, dall'apertura del candidato, la gara europea, perché è una gara integrale, quindi sapete come sono lunghe, dal 17 dopo 12 anni, neanche tanto dei tempi italiani, e 5 anni dopo il finanziamento si arriva all'apertura del cantiere. Un cantiere lungo, qui si vede il sedime dopo la rimozione dei binari, siamo andati tante volte anche a passeggiare, già prima tolti i binari sulla passeggiata, ce la siamo fatta per piedi tante volte, sognando questa città di pedonale, un cantiere molto lungo, qui abbiamo appena fatto la spina per poi con il contrabbike, se si andava oltre le transenne, per immaginare un cantiere di 40 km con le transenne, quindi la gente si infilava con le mountain bike gravel sulle massicciate. Appena fatto l'asfalto, ancora cantiere preso da strato da bici di qualsiasi tipo e pedoni, hanno anche un po' lasciato fare perché l'attesa nel frattempo è molto cresciuta, forse anche troppo perché è stata pure pubblicizzata troppo in anticipo, questo può creare gente che mi dice dove è la città dove si può pedalare, ancora non c'era. Però comunque sia, insomma, ogni occasione lavora per percorrere ad ogni chilometro a semplicemente asfaltato. Nel 2021 vengono aperte le gallerie, è stato un periodo, una lungaggine, vedete che c'è sulla parte, sulla volta, proprio al centro della volta, questo telo, perché veniva giù dei calcinacci, quindi si è resa l'intorno, si è resa necessaria delle perizie di altri fondi, e ha detto no, strutturalmente non è un problema, che hanno piccoli pezzi per strutturarli, ha messo questo puntatore lungo sotto le gallerie, un po' di rasatura d'intorno, di rinforzo, questi teloni per sicurezza, se cade qualche pezzo intorno va a finire su questo telo, ok? E quindi aperte le 6 gallerie si è data continuità. Finalmente si poteva percorrere non più a spezzoni, perché poi erano tanti piccoli segmenti dove puoi tornare a risalire, a raffigarti con la strada discendo, oppure facevi avanti e dietro soltanto in questi piccoli segmenti. Quindi diciamo quasi sostanzialmente completata di fatto dal giugno 2021, tolte le transenne delle gallerie anche in Italia. Quasi per intero perché c'è un'interruzione quasi a metà a Torino di Sangro, Lago Dragoni. Perché? Perché questa ferrovia sul mare, problema di erosione che nelle Marche non è molto ben presente, le RFI, prima ferrovie dello Stato, investivano moltissimo per combattere l'erosione, per contrastarla annualmente. Con l'abbandono del 2005 RFI ha smesso di spendere per l'erosione. Certo. 2013 fuori, 2017 inizia il cantiere, l'erosione del mare ha mangiato un chilometro in tempo. Ma ci sono altri fondi per ripristinare quel chilometro, ma nel frattempo era partita la gara. Quindi si è completata, ma non si è completata. In un tratto, diciamo oggi il grosso del tratto nord e grosso si percorre da un po' a Cominzano, e giù un tratto un po' minore, la Salvolino Vasto, e comunque è spezzato, quindi si va a fare quasi 2 chilometri di statale, tra l'altro senza segnaletica. Perché? Perché appena tornata la ferrovia, quando è sul mare, subito bisogna subentrare con la manutenzione, e sono costi. Ok, architetto, andiamo verso la fine. Sì, siamo alle penultime slide, 27 aprile 2023, aprile scorso, finalmente inaugurato ufficialmente Mario De Naso, ma manca ancora quel pezzetto rosso per il quale ci sono altri lavori. Hanno costruito un brand virale, vedete, ci sono le file in trenino uscite subito sulla costa dei Tramuchi, e alcune considerazioni sintetiche, un'opportunità, stato, diciamo, un successo annunciato ma ancora da verificare, o sicuramente meglio del caso pescarese, ma non perché ci danno, perché c'è stata una convergenza su cosa fare. Opportunità unica per il contesto fisico, chiaramente un contesto naturalistico simile non te lo potevi giocare facendoci costruire le case. Difficoltà per il contesto socioculturale però, perché non c'è, siamo in una zona rispetto alla zona pescare in su,
fino alla Romagna, non c'è una cultura della ricettività e dell'opportunità turistica, sono solo seconde case, quindi si deve creare. Si poteva usare di più sulla larghezza, proprio con la larghezza minima, 2,5 metri, 2,5 metri, le domeniche si fa pure già ristretta, speriamo che si venga allargata, quindi guardare oltre come larghezza anche, come capienza. Aspettativa, ma infrastrutture e paesaggio non bastano, sono fondamentali, in questo caso gelato, non sono sufficienti. Un fiorire di microattività, nel momento dico micro, tanti rent bike, noleggi bici, B&B, a volte anche il COVID, magari anche case non adeguate, anche vicinissime, date a caro prezzo, per qualcuno che specula c'è, cioè, poi probabilmente il mercato seleziona, quindi i furbetti che pensano di essere seduti sull'oro senza far nulla verranno buttati fuori dal mercato, però ci si trova ovviamente, perché se è arrivata questa solare dall'alto, questa marca, quindi c'è sempre più cavolo la speculazione. Fortuna oggi ci sono delle eccezioni, quindi ci provano un po'. Ancora sempre di investimenti privati importanti, ecco, microattività, ma non abbiamo le grandi incentività, grandi investimenti, non dico come dimensioni, ma come qualità, che richiedono comunque cifre importanti, visto anche un po' di trovato. Stazioni accorpate tra loro, tipo Costa Cesa dove sangue accorpate, Vasto e Salvo accorpate, a metà strada tra le due città, tra i due paesi, e allontanate dai contesti urbani. Sicuramente stazioni meno fruibili, questo è importante, e poi auspici non scontati sfide future, una riqualificazione urbana, perché paesini sono incantevoli in alto, nel basso sono delle marine con case a parte degli anni 70-80 di bassa qualità che bisogna di interventi, speriamo che questo stimoli la riqualificazione urbana, investimenti privati già solo sulle facciate delle case, non vogliono buscare in alcuni casi sono veramente seriamente comprandata, ancora sono piccoli tratti ma sono veramente orrendi. Questo purtroppo è un po' stupido, devo dirlo. Nasce da una nuova cultura della mobilità, speriamo che non sia solo immaginato come la pentola d'oro, ma una cultura del muoversi diversamente tra un abitato e l'altro, anche se non siamo in un contesto urbano importante, ma poco urbanizzato, e uno sviluppo economico che sia diffuso, equo e sostenibile. Bene. Penso di aver parlato, amica, e ringrazio. Bene, bene, grazie. Grazie per il tuo posto. Grazie per questo intervento e soprattutto per i preziosi consigli che ci ha dato anche per le cose da evitare. Noi abbiamo già la fame un vino, che è un problema sul quale ormai stiamo discutendo da decenni. Abbiamo ancora una mezz'oretta prima di chiudere l'incontro e abbiamo ancora altri due interventi, quindi non mi dilungo, passerei subito la parola al mio amico Stefano Gennini, che è un avvocato, un amministratore pubblico ed è amministratore unico della società PMR, che per chi non la conosce vuol dire Patrimonio Mobilità della provincia di Rimini, e ovviamente fanno parte di questa iniziativa che si chiama Metromare, la provincia di Rimini, 18 comuni che sono riusciti a mettere insieme tra Cattolica, Misano, Riccione, Rimini e anche dei comuni della provincia di Forlì e di Cesena, e addirittura anche un comune della nostra provincia che è Tavoleto. Quindi direi a Gennini se ci illustri invece quello che la nostra vicina e contigua Emilia Romagna invece è riuscita a fare splendidamente. Vai Gennini. Sì, buonasera a tutti. Posso dire, sembra strano. Sono l'amministratore unico della società Patrimonio e Mobilità Rimini. Il sistema del trasporto pubblico della nostra regione è strutturato affinché ci siano in questo momento tre soggetti che gestiscono complessivamente il sistema di trasporto. Colui che diciamo, materialmente conduce gli autobus, che è la società Star, che è la società di tutte le tre province romane. Voce è un authority, si chiama Agenzia Mobilità della Romagna, AMR, e poi c'è per ogni singola provincia la società patrimoniale degli asset, che è quella che è deputata appunto a fare l'infrastrutturazione pubblica. È una società, nel nostro caso, ma in generale sono così, sono società di tipo consortile, quindi fanno parte di questa società
tutti i comuni della provincia di Rimini, quindi io ovviamente il capoluogo è Rimini, ma anche io, comune di cui sono stato sindaco fino al 2019, cioè di San Adriatico, Cattolica, Riccione, Sant'Arcangelo, per esempio. Sì, te lo tengo più vicino. Rimini ha le caratteristiche che voi conoscete. Rimini è una città fortemente antropizzata e si è fortemente antropizzata nel dopoguerra soprattutto, tant'è che è stato coniato il neologismo riminizzazione per dire quando ha un sistema importante dal punto di vista turistico, quindi economico, è però seguita una eccessiva diciamo così, costruzione di edifici, seconde case e quant'altro, che hanno costruito questa urbanizzazione importante, eccessiva, che ovviamente lo diciamo noi a posteriori, ma evidentemente negli anni 50, 60, 70 era comunque una fonte di economia importante, è stata una fonte di economia. Per cercare di ovviare a queste diciamo eccessi di antropizzazione, che vuol dire poi dopo anche presenza ovviamente importante di automobili, lunghezza dei tempi di trasferimento fra per esempio Riccione e Rimini, che sono i due fulcri più importanti di questo contesto provinciale, in una città che è molto lineare, perché soprattutto tra la riva del mare e un chilometro diciamo così dalla riva del mare si è costruito questa città turistica che è lunga 30 km perché di qui a da Cattolica a Bellaria sono 30 km ed è profonda un chilometro e mezzo, per cui si è ritenuto già una quindicina di anni fa di cercare di superare le problematiche che derivavano da un eccessivo diciamo così, presenza di automobili nel territorio, soprattutto nella parte centrale, nella parte turistica che è quella più utilizzata, e di creare un sistema di trasporto che dovesse essere competitivo con il trasporto privato, quindi con il trasporto che produce poi dopo tutta una serie di problematiche, scusate, mi sentite così? Sì. E quindi si è cercato di ovviare, come faccio a spostare? Quindi devo spingere qui. Quindi in un accordo di programma che è stato sottoscritto fra tutti gli enti locali della provincia di Rimini nel 2008 è stato pensato questo diciamo, sistema di trasporto rapido costiero adiacente e parallelo alla linea ferroviaria che diciamo così congiunge tutti i centri della provincia di Rimini per fare in modo che questo sistema potesse essere un'alternativa importante al sistema di trasporto privato, un sistema che doveva avere quindi le caratteristiche della diciamo così della rapidità, della sicurezza anche del trasporto, della puntualità del trasporto, in modo che potesse essere competitivo con il sistema urbano. Diciamo così che la prima tratta, quella diciamo così che riguarda la parte più congestionata della provincia di Rimini, quella fra la stazione di Riccione e la stazione di Rimini, quindi la parte di circa 10 km è già stata realizzata con un finanziamento
quasi interamente a carico dello Stato o della regione, quindi con poco impegno da parte degli enti locali, e appunto riguardato questo tratto che è entrato in funzione qualche anno fa, nel 2019, nel novembre del 2019, e già attualmente funziona. È un sistema che ha caratteristiche di full electric, cioè non ha emissioni di nessun tipo dal punto di vista atmosferico, nel senso che il sistema funziona con la corrente elettrica, che è sostanzialmente un filobus, sono gli stessi filobus che prima l'architetto Tucci ha fatto vedere che sono stati acquistati a Pescara, da dove funzionano, sono già operativi, hanno il, diciamo così, il pantografo, sostanzialmente come il treno che va sul cavo dell'alta tensione, si muovono quindi elettricamente, e anche quando devono uscire dal sistema diciamo così filoviario per andare per esempio al deposito, come per esempio fanno tutte le sere questi mezzi, lo fanno con delle batterie autonome che hanno una autonomia di 14-15 km, quindi una importante autonomia che consentirebbero anche di poter svolgere, in caso di mancanza di energia elettrica, anche il tratto fra appunto Rimini e Riccione. Poi abbiamo avuto un finanziamento recentemente per diciamo così completare la tratta, la seconda tratta prevista nell'accordo di programma, quella fra la stazione di Rimini e la Fiera di Rimini. La Fiera di Rimini è una delle più importanti infrastrutture fieristiche presenti in Italia, credo che sia la seconda dopo Milano o la terza Siena Bologna come realtà fieristica importante. Si svolgono importanti eventi non solo di carattere fieristico, per esempio nella scorsa primavera c'è stato il raduno nazionale degli alpini che ha previsto la presenza di 30-40.000 persone nella città di Rimini, nella città di Rimini, Riccione, Bellaria, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste persone sono state in qualche modo beneficiate da questo sistema che era almeno tra Riccione e Rimini. Ma abbiamo avuto un finanziamento di circa 60 milioni di euro per riuscire ad arrivare fino alla Fiera di Rimini. Finanziamento che è coperto dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, PNRR, che individua proprio il sistema filoviario scelto per la città di Rimini come sistema esemplare di trasporto pubblico di massa. Perché? Perché per esempio per il tratto fra la stazione di Riccione e la stazione di Rimini, che sono circa 10 km, con l'automobile ci si metterebbe almeno 30-40 minuti, con tutta una serie di problematiche legate all'inquinamento che producono le automobili private, con tutta una serie di problematiche legate all'infortunistica che comporta la mobilità privata. Con il sistema del trasporto metromare, diciamo congiungendo il centro di Riccione al centro di Rimini, in 20-21 minuti si riesce ad arrivare direttamente senza nessun tipo di emissioni. Questo è una cosa molto, credo, molto importante. Bisogna mi dai una mano ancora, eh? Gli elementi cardine del sistema del metrovare sono appunto la regolarità. Se un mezzo deve partire alle 13, parte alle 13. Se in 22 minuti deve arrivare alla stazione, dalla stazione di Riccione alla stazione di Rimini, arriva in 22 minuti. E quindi non c'è nessun tipo di ritardo, perché tutto quanto il percorso avviene in linea confinata, come eventualmente potrebbe essere
l'ipotesi di tra Pesaro e Fano, che mi pare che siano 10-12 ore. Io mi ricordo quando venivo in bicicletta, lo facevo con la bicicletta, cosa, ero un po' più giovane ed ero uno di questi chilometri. Si è scritto qui, l'altro elemento forte è l'elemento ambientale, perché sono i mezzi esquisiti 18 che sono previsti, che sono assolutamente senza emissioni. Questo è tutto il sistema che prevede la prima tratta, quella che è in rosso, che va dal centro di Riccione, viale Ceccarini di Riccione, dalla stazione di Riccione fino alla stazione di Rimini, quindi al centro storico di Rimini. L'ultimo tratto, quello in colore fucsia, è il sistema che arriva invece fino alla fiera, che è quella individuata lì. Poi in questo caso c'è un esploso del tratto appunto verso la fiera, dalla stazione di Rimini fino alla fiera. E vedete che c'è anche una deviazione verso il centro studi di Viserba, perché soprattutto, siccome la fiera è un sindaco di Pesaro, se non diciamo. E siccome la fiera ovviamente lavora soprattutto nelle giornate di fiera, si è pensato che comunque, avendo il sistema la possibilità di svolgere, di fare 14 km in autonomia senza il collegamento alla linea di alta tensione, può andare fino al centro studi, che è situato nella località di Viserba, subito a nord di Rimini, senza nessun problema, tipo di problemi in orari scolastici, magari nei giorni in cui non c'è la fiera, ma in questo caso è la situazione che si può vedere. La prima tratta ve l'ho già spiegata, è iniziata nell'estate del 2012, si è conclusa nell'estate del 2018, sono entrati in funzione, complessivamente l'infrastruttura è stata aperta all'esercizio nel novembre del 2019, proprio prima della pandemia, come sapete. Il costo complessivo dell'infrastruttura, che non è poco, è di 90 milioni, stiamo parlando di 10 chilometri, che comunque sono all'interno dei limiti, e questa è una cosa che spesso non succede sempre in Italia, nei limiti di quello che era lo stanziamento del ministeriale. Il servizio viene svolto con cadenza in estate di 10 minuti, in inverno di 15 minuti, ma si può arrivare anche a 5 minuti, e i tempi di percorrenza fra il centro di Riccione e il centro di Rimini in realtà sono 21 minuti, quindi sono scarso 22 minuti, perché comunque un minuto di elasticità c'è, quindi 10 km in un periodo che è sicuramente molto competitivo rispetto in un tempo che è sicuramente molto competitivo rispetto al tempo di percorrenza della macchina, che nettamente superiore tutte le emissioni e i rischi di infortuni che possono derivare dall'utilizzo della mobilità privata. Questa invece è la seconda tratta che è in corso di esecuzione. Abbiamo già segnato l'appalto, dobbiamo completare questi lavori entro il giugno del 2026, assolutamente, perché sono fondi di carattere europeo, quindi devono essere eseguiti. Questo non è un'opera semplice, banale, perché attraversiamo due corsi d'acqua, il Porto Canale, il fiume Marecchia, poi c'è un sottopasso della strada che va verso Ravenna, quindi sottopasso della strada quattro corsie, quindi non è una cosa banale, e quindi però in due anni dobbiamo farlo e ce la faremo. Quello che vedete nella fotografia è l'esquisiti 18, lo stesso che avete visto prima nella relazione dell'architetto Tursi, che è stato acquistato ma non utilizzato a Pescara, ma invece qui è stato acquistato e già da qualche anno regolarmente funziona, e funziona a mio parere molto bene. Queste sono le
caratteristiche complessive del percorso che ci sarà nel 2026, fra due anni, cioè da Viale Ceccarini, dalla stazione di Vigione fino alla fiera, sono 14 km, 23 fermate intermedie oltre i due capoluoghi, ai due capolinea, quindi da Vigione stazione alla fiera di Rimini, e ci saranno complessivamente, la flotta sarà di 15 filo veicoli, per garantire un servizio che nelle orari, nelle giornate di punta, per esempio nelle giornate in cui c'è la fiera, oppure ci sono importanti eventi alla fiera, ricordavo quella degli Albini, dove il sistema metromare nel tratto Faricione e stazione di Rimini ha, diciamo così, ha raggiunto una capienza nella giornata di 30.000 persone, vuol dire che sono tante e vuol dire che si possono muovere queste persone quando c'è la fiera, perché oltre a poter aumentare la frequenza, che come vi dicevo normalmente in estate di 10 minuti si può raddoppiare la frequenza, quindi aumentare fino a 5 minuti, ridurre diciamo così, il tempo di attesa ogni 5 minuti, un mezzo passo ogni 5 minuti, ma si possono mettere anche nella stessa in serie anche dei bis, cioè le stazioni di fermata, che sono circa di 60 metri, sono in grado di accogliere due mezzi che viaggiano uno dietro l'altro, che possono quindi raddoppiare ancora di più la capacità di, diciamo così, del sistema. Questo è una fotografia, questo c'è, cioè il grattacielo di Rimini, è una rendering del tratto, diciamo così, nuovo, che è in corso di progettazione esecutiva, poi sarà da giugno sarà in esecuzione, per due anni dovrà essere, i lavori dovranno essere fatti, entro due anni dovranno essere fatti i lavori. Quello che vedete è un rendering dell'Exquisite 18, che è appunto il mezzo che viene utilizzato, full electric, che viene utilizzato in questa tratta. Questa è la stazione della fiera, per esempio, qui siamo proprio vicini alla fiera, e questo è il rendering appunto della stazione della fiera. Queste sono le attuali caratteristiche del lavoro, questo è, mi sembra che sia di 15 minuti, quindi l'orario invernale, quindi l'orario attualmente in corso, ogni 15 minuti c'è un mezzo che collega la stazione di Riccione con la stazione di Rimini. Come vi dicevo, l'adduttività del sistema, per il fatto che comunque è un sistema filoviario, Rimini ha una storia lunga delle filovie, perché la filovia di Rimini ha compiuto 100 anni qualche anno fa, la filovia storica che correva vicino al lungomare. Questa è una linea nuova, completamente nuova, corre parallela adiacente e parallela alla ferrovia, però l'esperienza c'è in qualche modo a Rimini in questo modo, e il sistema dell'adduttività del mezzo con le gomme, che costano molto meno del tram, costano molto meno del qualsiasi sistema ferroviario, alla fine io credo che sia un'esperienza che vada così, che viene sempre più rivalutata. Questo è la programmazione dell'ultimo intervento, vado verso la conclusione più veloce possibile. Il progetto, quello che è stato approvato per la tratta sulla fiera, il quadro economico dell'intervento che è circa 60 milioni, e come vi dicevo l'accordo di programma fatto nel 2008 fra i vari territori, che prevede la realizzazione di un sistema, diciamo così, integrale per tutta questa costa, per questa città lineare che è Rimini, Misano, Riccione, Cattolica, Bellaria, Piselba. Beh, tutto questo sistema fa sì che si debba arrivare fino a Cattolica, quindi stiamo candidando diciamo così, anche gli ultimi 7 km dalla stazione di Riccione, Misano, Cattolica, quindi venendo verso sud per altri 7-8 km, ma anche il comune di Sant'Arcangelo di Romagna, quindi nella direttrice
matrice della ferrovia che va verso, dopo la fiera dei Rimini, va verso appunto Bologna, anche il Comune di Sant'Angelo vorrebbe che il sistema di metromare si estendesse anche fino a Sant'Angelo, in modo di raggiungere i 30 km da Cattolica fino a Sant'Angelo in meno di un'ora. Questo è, diciamo, la finalità che in qualche modo vogliamo percorrere fino a Rimini, che pensiamo di poter realizzare. Questa è quella che in qualche modo, diciamo così, nelle prospettive. Abbiamo già realizzato il tratto principale, quello centrale, fra la stazione di Riccione e la stazione di Rimini. Entro il 2026 verrà realizzato, deve essere realizzato il tratto fino alla fiera, poi si congiunge Riccione con Cattolica, con la parte settentrionale cattolica, e infine arrivare a Sant'Arcangelo di Romagna, che è un altro polo importante e legato, e questa è una cosa molto importante che volevo dire, perché tutta la Palma Vecchia, che è un'importante valle, una volta era provincia di Pesaro, cade molto su Sant'Arcangelo, come pure l'altro hub a meridione della Val Conca, Orciano, Sicilani, comuni che immagino che voi conosciate, cade invece verso Cattolica. Quindi il collegamento anche delle valli, diciamo così, interne attraverso il metromare, che consente di fare questo tipo di sistema, sono grazie per l'attenzione. Grazie Stefano, grazie mille. Adesso abbiamo l'ultimo intervento, ancora un quarto d'ora per l'ultimo intervento con l'architetto Marco Tarrillo. Ritorniamo a parlare soprattutto di binari di ferrovia, con la raccomandazione appunto che ci è stata detta anche dal vice sindaco di non avere magari due ferrovie invece di una, che sarebbe un disastro. Quindi Marco Tarrillo è un architetto che sviluppa la propria attività tra Pesaro e Roma, redigendo progetti architettonici ed urbanistici per numerosi interventi di rilievo nazionale. Nel 2000 ha realizzato il progetto per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Roma Termini, che rappresenta un'esperienza pilota in questo tipo di interventi, e firma anche progetti definitivi per numerose grandi stazioni ferroviarie sia in Italia che all'estero. Parallelamente alla sua attività professionale e anche docente per le facoltà di architettura a Firenze e alla Sapienza di Roma. Architetto Tarrillo, pronto. Teresa, però ci tenevo a portare un saluto, perché i temi dei quali state discutendo sono temi che fino a qualche mese fa, fino a qualche anno fa, sembravano quasi fantascienza, e invece adesso sono realtà. E sono realtà perché finalmente siamo riusciti ad aprire un primo dibattito sul versante adriatico, che è ferroviario ovviamente, che era scomparso dai grandi investimenti statali degli ultimi vent'anni. Come avete visto, gli investimenti statali degli ultimi vent'anni sono andati tutti sull'asse dell'alta velocità, quindi Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, e adesso il completamento della Napoli-Bari. Per fortuna due anni fa, ormai due leggi di bilancio fa, si è riusciti ad aprire questa discussione, anche perché non essendoci progetti pronti sul versante adriatico, anche i fondi del PNRR sono stati destinati tutti ai progetti già pronti, perché devono essere realizzati, come vi ha spiegato prima, per i bellissimi interventi in Romagna, entro il 2026. E va dato merito all'allora presidente Giovannini, all'allora ministro Giovannini, di essere riusciti a convincere tutto il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio, a stanziare 5 miliardi per la Bologna-Lecce. Non per l'alta velocità, ma per il potenziamento della Bologna-Lecce. Noi in quel momento abbiamo ritirato fuori il vecchio sogno, che con Pesaro e Fano avevamo da tanti anni, e siamo riusciti a convincere il Ministero a finanziare il tratto che riguarda le due città. Siamo riusciti a farlo perché? Perché come avete visto anche nell'illustrazione romagnola, la ferrovia da Bologna rientra sul mare a Pesaro, e per rientrare sul mare a Pesaro ha una serie di serpentine che rallentano fortemente l'andamento del treno. Superare quel nodo significa
significa per i treni del futuro guadagnare diversi minuti, sono calcolati almeno 9 minuti di tempo che si possono risparmiare. E quindi siamo riusciti a, come dire, a inserire il nostro territorio tra le priorità della modernizzazione della Bologna-Lecce, e grazie al lavoro di squadra che abbiamo fatto con il Comune di Fano abbiamo spiegato che Pesaro e Fano sono talmente vicine che potevano diventare un unico lotto di intervento, e quindi l'intervento che prevedeva 1,2 miliardi di spesa è stato ampliato a 1,8 miliardi, e questo ci consente di comprendere sia l'attraversamento della città di Pesaro alla città di Fano. Perché abbiamo fatto questa proposta? Perché quando, vi ricorderete tanti anni fa, alla fine degli anni 90, si decise di fare la terza corsia dell'autostrada, sostanzialmente noi abbiamo segnato il territorio con l'autostrada, non spostandola. Di conseguenza il ragionamento che abbiamo fatto qual è stato? Quel corridoio infrastrutturale a quel punto diventa il territorio infrastrutturale della costa, e quindi ha senso pensare all'arretramento della ferrovia in quel tratto. E perché questa cosa è stata ben accetta dalla Ferrovia dello Stato? Perché noi non abbiamo proposto di spostare le stazioni troppo all'interno, perché se avessimo proposto di spostare le stazioni troppo verso l'interno, probabilmente la Ferrovia avrebbe valutato che questo potesse comportare una riduzione di passeggeri. Invece sia Pesaro che Fano hanno, se volete, la sfiga di essere attraversati dall'autostrada nel mezzo del centro urbano, ma quell'attraversamento è molto centrale. Se voi prendete la Google Map e vedrete che il vero centro urbanistico delle nostre due città è diventato ormai dove passa l'autostrada, perché ovviamente sia la vallata del Metaro che la vallata del Foglia si sono sviluppate appunto i due fiumi, e quindi la zona dove passa l'autostrada è anche la zona urbanisticamente più baricentrica. Questo ha convinto della validità del nostro progetto, anche perché dal centro, dal mare di Fano alla nuova stazione che andrete ad individuare ci vorranno pochi minuti, e dal centro e dalla stazione attuale di Pesaro, da dove abbiamo individuato la stazione, ci vorranno pochi minuti. Quindi non togliamo passeggeri alla ferrovia, anzi probabilmente incentiviamo l'incremento della ferrovia, e la novità importantissima è che finalmente avremo delle stazioni in grado di poter caricare le merci. Oggi non c'è un container che parte dalle nostre aree industriali che va su ferro, mentre invece queste stazioni posizionate in questi luoghi strategici potranno cogliere anche le merci verso il porto d'Ancona, piuttosto che verso il porto di Ravenna, verso i porti del nord e del sud d'Italia. Questo è un aspetto molto importante, perché significa avere meno camion complessivamente, e significa usare il ferro anche per il trasporto merci, con una validità, diciamo, un miglioramento sia in termini economici che in termini ambientali. Adesso dobbiamo passare alla fase della progettazione. È importante, secondo me, Marco Tamino ha lavorato molto anche con noi su questi temi, sui temi di rigenerazione urbana, è molto importante che si riesca a sviluppare tra le due città, la regione e le ferrovie, un'unica, diciamo, programmazione. La nostra idea qual è? È quella che l'attuale assetto ferroviario diventi una grande green line, così l'abbiamo chiamata, cioè una linea verde. La ferrovia oggi che cos'è? È un luogo che interrompe, invece quella ferrovia deve diventare un luogo attraversabile, non in macchina, attraversabile a piedi, in bicicletta. Cioè ciò che oggi divide le città deve diventare un luogo attraversabile. Questo non vuol dire che non possiamo pensare degli assi di trasporto pubblico, perché no? Trasporto pubblico elettrico, sostenibilità, biciclette, tanto verde, perché questa deve essere l'idea. Però è evidente che non possiamo avere due ferrovie, perché se abbiamo due ferrovie abbiamo fatto guadagnare il Castagnaro, se dice da noi, no? Quindi, ed essendo la ferrovia vicina, la nuova ferrovia sarà vicina, noi possiamo fermare nelle nuove stazioni sia i treni regionali che i treni diciamo di più lunga percorrenza e di maggiore velocità. Provate a chiudere gli occhi ad immaginare che cosa diventa il tratto
di spiaggia tra Pesaro e Fano senza la ferrovia lì. Diventa, a mio parere, la spiaggia, una delle spiagge più belle d'Italia, uno dei tratti più belli d'Italia. Provate. Vabbè, dai. È una bella zona. È una bella zona. Provate a immaginare, senza ferrovia diventa un'altra cosa. E in generale, immaginatevi che la vostra città, che io conosco bene a Pesaro, ma conosco anche Fano, storicamente noi abbiamo cavalcato a ferrovia addirittura per passare, per arrivare nel centro storico, no? Quindi immaginatevi con una zona attraversabile. E questa green line diventa sostanzialmente la nostra circonvallazione verde, una grande circonvallazione verde che velocemente in bicicletta, con i mezzi elettrici eccetera, può diventare anche un asse di trasporto oltre che di benessere e di tempo. Non abbiamo la fretta di andare a Rimini, perché Rimini hanno finanziato con il PNRR, noi per fortuna questo è stato un finanziamento ottenuto nel bilancio pluriennale dello Stato con una scadenza, però noi abbiamo fretta. La novità dell'ultima legge di bilancio è stata che hanno tolto qualche risorsa che serviva per metterla in progetti già pronti, però hanno deciso di commissariare la struttura, cioè di mettere un commissario straordinario. Questo dovrebbe aiutare a velocizzare tutto lì. E poi c'è il tema delle telematiche, si è discusso anche molto di questo, no? Noi siamo riusciti a farlo finanziare perché Pesaro è un nodo di rallentamento e perché noi eravamo pronti. Ma ovviamente questo progetto può, e a mio parere deve riguardare tutte le marche, almeno quelle realtà che come noi hanno l'esigenza di arretrare la ferrovia. Ad esempio Ancona non ha l'esigenza di arretrare la ferrovia, hanno già trattato degli assi strategici verso il porto, l'uscita dal porto, quindi Ancona ad esempio non ha l'esigenza nostra, ma altre città, Mandolfo, Senigallia, piuttosto che il sud delle Marche, potrebbero avere la nostra stessa esigenza. Quindi è importante che la Regione prosegua con la programmazione per gli altri tratti nei quali ritiene necessaria questa scelta strategica, e bisogna che adesso anche questo governo ci metta delle risorse, perché essendo il bilancio dello Stato, quel fondo da 5 miliardi nei prossimi anni deve crescere, di aggiungere ogni anno qualche miliardo in modo tale da poter proseguire il lavoro anche negli altri tratti regionali. Quindi ci sentiamo una grande responsabilità, ovviamente non è una cosa che si fa domani. Però capite, per amministratori come noi, tutti e due, poi magari Cristian avrà la possibilità di andare avanti, ma diciamo, se io e Massimo abbiamo finito a giugno, però è una grande verità che lasciamo ovviamente ai nuovi amministratori e soprattutto alle nuove generazioni. Mettiamoci al lavoro, perché adesso non è più una fantasia, è una realtà. Quando ci sono i soldi stanziati, capite che una cosa diventa seria, diventa concreta. Adesso ci vorrà tempo, non sarà una cosa semplice, però prima ci mettiamo al lavoro con una progettazione comune e meglio è, perché evitiamo di perdere tempo e magari e andiamo avanti, diciamo, su un'idea che a mio parere è anche fortemente condivisa dalla gran parte della popolazione. Grazie ancora, buon lavoro a tutti. Grazie, insomma, niente complesso, tanti risvolti che sono di natura tecnica, che sono di natura urbanistica, infrastrutturale, ingegneristica, ma sono dei temi che toccano molto da vicino il territorio, la vita del territorio e il futuro del territorio. E dobbiamo capire, abbiamo visto prima che ci sono state opposizioni, guerre tra ciclisti e pedoni, tra gente che vuole l'autobus e gente che vuole queste città, chi vuole il treno, quindi queste contrapposizioni non ci devono essere, dobbiamo trovare il modo di superare delle forme di antipatia per certi mezzi, per certe situazioni che non andiamo bene, ma al contrario dobbiamo cercare di unire gli sforzi, perché il tema, come vedete, è piuttosto complesso. Credo che il sindaco di Pesaro mi abbia anticipato un argomento che a me sta molto a cuore, che è quello dell'urbanistica. Nella concezione tradizionale dell'urbanistica, quando si pensa a che cosa dobbiamo fare con questa disciplina, pensiamo soprattutto al governo del territorio dal punto di vista edilizio, quello che saranno le aree industriali, quello che saranno le varie funzioni, distribuire, come impedire diciamo, quelle effervescenze che hanno i costruttori privati, che in parte va guidati in certe direzioni, ma questo non è il compito dell'urbanistica. L'urbanistica in realtà si muove su una traccia che è costituita da delle strutture profonde che sono le infrastrutture. L'infrastruttura in urbanistica finora era considerata come una cosa di servizio, dobbiamo arrivare da qui a lì perché ti è messo in un centro di un'area industriale, eccetera.
come ci arriviamo? Beh, ci serve una strada, ci serve un ponte, ci serve qualche cosa. È il contrario. Le infrastrutture sono il DNA del territorio, sono il codice genetico per lo sviluppo di un territorio. Questa è una forma di rivoluzione copernicana che sta attraversando l'urbanistica, che vede le cose contrarie. Dalle infrastrutture, dal modo in cui riusciamo a articolare la mobilità del territorio, delle persone, delle informazioni, delle merci, può nascere la città nuova, può nascere il superamento di quella città obsoleta che è quella che abbiamo oggi di fronte, perché ha avuto uno sviluppo importantissimo negli anni 50, 60 e 70 e che poi è cominciato a invecchiare anche per cause naturali, ma anche perché tutto quello che era stato la spinta propulsiva che ha portato alla crescita, a questo fenomeno espansivo, è venuto meno col tempo. Sono venuto meno i vecchi modelli di produzione, di sistemi di consumo, i modelli dell'abitare, e quindi chiaramente dobbiamo ripensare proprio tutto. Allora occuparci di urbanistica significa cominciare a lavorare in infrastrutture, perché da questo dipende il futuro della città. Adesso vediamo rapidamente alcune cose, perché diciamo che riguarda un po' quello che è stato fatto da RFI, e quindi quello che sarà il futuro, che dobbiamo guardare con l'ottica non di chi guarda tanto lontano, ma di chi guarda veramente le cose che sono da studiare oggi per domani. Quando poi, come ho detto qualcuno prima, quando poi arriveremo alle decisioni sul territorio, su quello che saranno i poli di scambio, eccetera, eccetera, se non l'abbiamo pensato prima sarà troppo tardi. Le ferrovie, diciamo, dell'alta velocità, le linee dell'alta velocità, hanno senz'altro un impulso che possono dare allo sviluppo dei territori, ma contengono anche delle negatività e dei pericoli. Per esempio il fenomeno della polarizzazione, è chiaro che se nasce una stazione che ha una forte potenza dal punto di vista del rapporto con l'alta velocità, inevitabilmente crea delle forme di decadimento, di marginalizzazione degli altri territori. È successo in tutto il mondo, è successo in Francia quando hanno fatto la linea veloce tra Parigi e la Costa Azzurra, hanno scavalcato dei territori che si sono trovati saltati dallo sviluppo e quindi si sono trovati in crisi, mentre prima andavano benissimo per vecchi sistemi di trasporto meno veloce. Allora è un paradosso, il trasporto veloce deve dare cose in più, non deve togliere. E questo significa che dobbiamo però pensarlo bene da tutti i punti di vista. Quello che vedete qui è la mappa del PNT Corridors, che sarebbe la rete ferroviaria europea, e c'è un tratto, quello in blu, che scorre, diciamo, sul lato sull'Adriatico, che riguarderà senz'altro anche la nostra area. Vediamo. Ecco, questa è la previsione che fa RFI, che ha fatto inizialmente RFI, prima ancora che nascesse quel ragionamento che poi, di cui ha parlato il sindaco. Si vede chiaramente quella linea tratteggiata gialla rappresenta la linea attuale. Una linea veloce non può certamente avere una S come quella che è evidenziata in quel cerchio rosso. È chiaro che quello zigozago significa rallentare i treni e portare fatalmente a una bassa o media velocità bassa. Era chiaro che doveva essere superato questo tema prima o poi. Questo è peso, si trova anche sull'ottica dell'area vasta, quindi non è solo una cosa vista. Pur lavorando a Pesaro, in realtà loro forse anche chi lo fa. Vabbè, comunque l'altra riga, quella che è in parte blu e in parte gialla, è la linea che era stata prevista. Attraversava Pesaro alle spalle, diciamo, quindi passava vicino all'autostrada e poi andava verso Fosso Seiore con un'altra curva, ma è inutile che uno pensa di velocizzare la strada quando poi impone delle nuove curve. Quindi il progetto successivo è stato questo, anzi questi due. Queste sono le due linee che sono previste attualmente da RFI. Fino a Pesaro abbiamo visto come succede, poi da quel punto andiamo dritti paralleli all'autostrada, più o meno, un po' più vicino a costa, un po' più lontano, ci sono due tracciati possibili, che poi sbucano tutte e due comunque nella vallata del Metauro, a poca distanza l'una dall'altra, circa un chilometro o poco più uno dall'altra. Vanno soprattutto in galleria, dove conoscete il territorio, cioè l'area geografica di Sofano, è caratterizzata da queste curve aperte nei fiumi e delle valli, delle linee valive e delle colline, quindi per forza dobbiamo passare in galleria. Quello che non è in galleria quasi sempre è in viadotto. E questo succede anche dopo Fano, lo vedremo adesso un po' più vicino,
comunque si sbuca dal monte, e chiaramente questo è un problema perché ci sono degli attraversamenti importanti anche dal punto di vista ambientale e andranno studiati con molta attenzione. Comunque sbucano allo scoperto in località Rosciano, diciamo, o presumo un po' più giù, e da lì vanno in viadotto, si trovano un'altezza dei 7-10 metri sul territorio, che da un lato è un impatto visivo e diciamo dal punto di vista dei rumori abbastanza pesante, ma su questo bisogna ragionare e lavorare perché si può risolvere. Anche dal punto visivo noi pensiamo che sia un problema, certo che è, ma relativamente, in fondo gli acquedotti romani sono ancora dei monumenti che guardiamo volentieri, basta che le cose siano fatte con una certa capacità, con una certa qualità, e su questo credo che sia importante che anche le aree locali facciano sentire la loro voce a Roma, ai progettisti, ai figli, ai patrizi. Vediamo un attimo da vicino. Qui ci troviamo nel territorio fanese, in prossimità dell'autostrada, quindi si esce a due, si sbuca dal monte sotto Monte Giove, purtroppo, ma non ci saranno influenze su quello che ci sta sopra. Passiamo sotto e credo che quello non sia un problema. Si tratta di capire come si esce, com'è l'impatto ambientale nel momento in cui si esce dal sottosuolo, diciamo, dalla collina, e ci si trova a confrontarci col territorio. Anche questo è un tema su cui bisogna che le realtà locali si esprimano e lavorino perché diano un apporto significativo a RFI. Se aspettiamo che facciano tutto da soli, ci troviamo delle cose già fatte, sarà troppo tardi. Se interveniamo prima, probabilmente riusciamo anche a mitigare dal punto di vista ambientale questi attraversamenti. Le due stazioni che vedete si trovano una più vicina all'autostrada e una un pochino all'interno. E tutte e due, ecco, li vedete anche le distanze che hanno dall'Arco di Augusto, diciamo dal centro urbano, una va a 3 km poco più e l'altra supera i 4 km, non è poco. Questo significa che dobbiamo capire che cosa succederà al sistema dei trasporti della città. E su questo poi facciamo un ragionamento. Tutte e due le stazioni che sono state individuate da RFI, non è un caso, si trovano in prossimità della linea dismessa Fano-Ferminiano-Lina. Questo vuol dire che probabilmente non sarà difficile pensare che lungo quella linea si possa attivare un sistema di collegamento, vedremo se sarà in parte ciclabile e se sarà in parte diciamo, con quei mezzi non inquinanti di cui abbiamo sentito parlare prima. E comunque sia sarà molto importante, se non altro il primo tratto, perché ci permette di arrivare alla stazione con una comodità molto superiore a quella di prima, eliminando la necessità di prendere l'auto, che in molti casi sappiamo che anche Fano è il mezzo di trasporto più diffuso. L'area in cui ci troviamo ha delle qualità molto particolari, si trova a distanze previste dal centro urbano, ma si trova anche a cavallo dello sviluppo di quello che sarà di quello che è la vallata delle Tavole. Siamo proprio in un punto di cerniera che è molto significativo e molto importante. Siamo un punto strategico dal punto di vista delle infrastrutture. Ci troviamo al ridosso del casello autostradale, quindi il punto di accesso all'autostrada. Ci troviamo vicini alla nuova famiglia, diciamo la SS73. Ci troviamo, diciamo, in una zona che è molto servita e che ha grandi opportunità. Poi dopo magari ci ritorniamo se qualcuno vuole sapere qualcosa di più, però adesso credo che dobbiamo andare piuttosto veloci. Ecco, questo è il luogo in cui si potrebbe pensare a un intervento di rigenerazione che non è soltanto rigenerazione di una cosa che dal punto di vista estetico funzionale, ma la nascita di un pezzo nuovo di città che sta vicino a questo nodo infrastrutturale importantissimo. E ne abbiamo già parlato, ci sono degli elementi, tutti gli ingredienti perché possa essere un pezzo di città con una fortissima attrattività. Pensate a qualunque funzione che viene messa in questa zona che è legata a problemi di mobilità e da qui sono risolti, cioè se qui ci fosse uno stadio, se ci fosse un'università, se ci fosse un centro congressi o cose che hanno bisogno di spostarsi, di avere una connessione forte, per questo è il posto ideale. Ci troviamo proprio a cavallo sviluppo industriale del bacino del Metauro e la costa, e questo è un fatto estremamente importante. Va considerato che anche che in questa zona ci sono molti terreni di proprietà pubblica, l'ex
Sì, il mercato ortofrutticolo sono ettari e ettari disponibili per una trasformazione che sarebbe possibile guidare dal punto di vista pubblico, quindi senza che fossero fenomeni speculativi. Ci possono anche essere degli interessi ovviamente connessi a questo dal punto di vista dell'imprenditoria locale, ma vengono fatti con la libertà di chi decide come organizzare il territorio, perché è la parte pubblica. Ecco, questo è un po' il sistema delle cose che vengono fuori, ma lo sappiamo perché non abbiamo tempo. E vediamo poi che cosa succede rispetto a Pesaro, l'abbiamo detto prima. Non è possibile pensare a un polo attrattivo e di sviluppo, di connessione, se non è connesso ai due centri. Non possiamo più pensare che con la logica di Don Camillo che propone questo contrasto tra campanili non esiste, cioè qui stiamo parlando dello stesso territorio, quello che in urbanistica si chiama area vasta, che non è un'area provinciale, che non è un'area comunale, ma un intercomunale, è un sistema che vive insieme tutti quei territori che hanno qualche cosa in comune, hanno forti valenze comuni, e qui siamo di fronte alla necessità di andare d'accordo. Lo so che tra pesaresi e canesi ci sono antiche inimicizie storiche, barzellette sportive, ci sono anche tutte le barzellette secondo studio che è stato il momento di farlo, secondo me fare una pace su questi argomenti. Dobbiamo capire che un polo di scambio forte in questa zona è un vantaggio aggiunto per i grandi. Poi, chiaro che ognuno sa le sue peculiarità, vice sindaco, nella zona di Locchi e dintorni ci sono delle potenzialità in più. La stessa linea dismessa Fano-Urbino, se fosse possibile, e speriamo che lo diventi, perché bisogna anche lavorare in questo senso, questo è determinante per il successo di questa operazione. Se riusciamo a riattivare almeno in parte quella e a declassare la linea di costa, ci troviamo a un sistema infrastrutturale nuovo, di tipo non inquinante, fatto con mezzi sicuri, veloci, poco rumorosi, eccetera, che percorre una distanza di 70 km, cioè è una cosa che non c'è tanto frequentemente in giro, e significa rimettere in moto tutta la vita di questi territori. Qui per esempio vediamo la parte ambientale di questo ragionamento, cioè se noi riusciamo a riattivare quella linea di cui parlavamo, la Fano-Urbino, e collegarla all'altra, noi ci troviamo questo corridoio che è a destra e a sinistra rispetto alla linea. Se facciamo una linea di equidistanza di circa un chilometro, che significa un quarto d'ora pieno, tutto sommato, più o meno, dopo vediamo quali sono le misure esatte, tutto quello che viene occupato da questa zonizzazione verde può fare a meno dell'altro. Può lasciare la macchina a casa e arrivare tranquillamente dove vuole, perché c'ha queste connessioni fortissime a portata di mano. Questo non è un fatto molto importante. Se riusciamo a ragionare in questa ottica, ci troviamo veramente che sta cambiando tutto, che possiamo tranquillamente pedonalizzare, ampliare, perché possiamo sostituire quello che è stato il trasporto su macchinario, su pericoloso, su gomma, con un trasporto di gomma. Ovviamente va ripensato non solo il tema della ferrovia, perché in urbanistica non ci sono temi settoriali, sono tutti congiunti. Dobbiamo pensare che per quello c'è il problema urbano di rigenerazione totale, c'è il problema di ricompressione di tutto il sistema della mobilità pubblica, del trasporto pubblico. È chiaro che una stazione di ferrovia non può più stare vicino alla vecchia stazione ferroviaria, non ci sarà più, ma deve avvenire da queste parti. Chiaro che dobbiamo ripensare questo nell'ottica di una nuova rete di mobilità ciclabile molto forte che riordina tutti questi sistemi insieme. Se questo avviene, noi riusciamo ad avere un territorio enorme, di grandissima dimensione, in cui possiamo pensare a una città del futuro. Il titolo che è stato dato a questo convegno mi sembra molto interessante, perché veramente sul treno, o comunque su questi sistemi non inquinati, corre veramente la città del futuro. E qui studi che sorvolo pure dicendo molto rapidamente, perché queste tematiche sono strettamente connesse ai problemi della transizione ecologica e dello sviluppo della qualità ambientale del territorio, quindi diciamo di un'area di rispetto a fianco dell'autostrada, ma anche della nuova linea ferroviaria che sarà diciamo, rigenerata dal punto di vista ambientale, che si collegherà al bacino che ha verso l'isoterra, ma anche al sistema dei parchi urbani delle città,
che sono più o meno in via di movimento, diciamo, insomma, diciamo così, sarà questa corona verde che passa alle spalle di Fano e che contiene, nasconde queste nuove infrastrutture che arriveranno. Ovviamente tutto questo territorio verrà rigenerato, potrà essere oggetto di quello che si chiama rigenerazione, ma dobbiamo capirci anche su questa parola che è stata usata e usata da lei. Quindi si fa un marciapiede nuovo, sempre con un po' di arredi urbani, ci abbiamo rigenerato, no, la rigenerazione avviene su tre fronti, quello ambientale, quello significativa, quello economico e quello culturale. Questo significa lavorare su tutti questi tre temi insieme verso questa la matrice delle rivistiche di oggi. Io chiudo qui rapidissimamente perché so che sono già fuori tempo e tutti saranno già molto arrabbiati. Grazie mille. Io direi di chiudere qui, a meno che non ci siano degli interventi da parte del pubblico. Ma solamente perché per dirvi che questo è, diciamo così, un primo sasso che viene lanciato alla discussione pubblica, quindi penso che ne seguiranno anche altri, per cui ci sarebbero altre occasioni per le quali appunto poterci confrontare e continuare a discutere. Non lo so, c'è un intervento veloce però. Perché... Ma veloce, solo una domanda. Quando sento parlare di green line politicamente comunque, ma quanto si risparmia di tempo tra Pesaro e Marotta facendo questa nuova, perché questo è il succo, perché qui si parla di rigenerazione, facciamo questo, poi qui quanto si parla e quanto cemento e asfalto aggiungeremo al territorio, perché sul consumo di suolo ne vogliamo parlare o non ne parliamo mai. Guarda, l'ha detto prima non sono solo i 9 minuti, sono tutto il resto che dopo rimane. I minuti sono importanti, è scherzato giusto quello che dice, perché tutto questo, questa operazione ha un forte contenuto di residui, di trasformazione di territori coperti e impermeabilizzati in territori impermeabili. È chiaro che è una sfida, non è che possiamo pensare che da lì abbiamo risolto tutti i problemi. Cominciano i problemi, però comincia anche l'opportunità di risolverli in chiave di attenzione. Direi di chiudere qui, grazie a tutti e buona prossima.